aveva la funzione di correcito, ovviamente non era così alta, era più bassa, e quando suonava il popolo giungeva qua, e quindi dalla prima trifona si affacciava il governatore per piazzare un bel castello dietro il Duomo, poi dietro il Borletto piazzare un altro edificio e cupolare. Allora si scende giù adesso proprio dietro le colonne del teatro ufficiale, c'è un edificio molto moderno. Io dicevo 88.000 sono Como, sui 50-60.000 sarà Lecco, e poi mettendo insieme tutto il resto 200.000, dicevo. Sempre i papà sono italiani. Questo lo dovete indovinare. Allora, sì, dicevo che Friburgo porta quattro nomi perché viene chiamata città del gotico per via del Duomo che andremo a vedere. Secondo nome è città universitaria perché qui si trova una delle università più antiche della Germania. Il terzo nome già può meravigliare un po' quando uno pensa alla bevanda più diffusa in Germania, la birra, però qua siamo nella città del vino. Perché è vicino al Reno e lì a destra e a sinistra del Reno ci sono tanti vigneti, una zona molto estesa. E il quarto nome, città solare, perché è la città più soleggiata della Germania. Non è che mi riprende però, eh? No. Diciamo anche un posto dove si va in fine settimana per mangiare bene, è un paesino con tanti ristoranti e poi anche molta agricoltura nei dintorni, come avete visto, ma soprattutto se guardate a sinistra vedete i vigneti. Sì, non so che idea vi siete fatti della Foresta Nera prima di arrivare qua. Quando uno pensa alla Foresta Nera pensa un po' a un, forse a un posto fitto e buio, dove non entra la luce, abitato da poche persone, appena attraversato da sentieri. La Foresta Nera è anche questo e noi vedremo tratti di questa Foresta Nera. È comunque una zona molto vasta, parte dalla frontiera svizzera e arriva a nord fino alle porte di Karlsruhe, quindi ha una lunghezza di 160 km. Viene delimitata ad est dallo Giura Svevo, quindi dalle montagne che vanno verso Stoccarda, e ad ovest dalla pianura renana, e per darvi un'idea ha una superficie di più di 11.000 km quadrati, quindi diciamo è il parco naturale più grande della Germania, che venne qua con le sue legioni per sconfiggere i Galli e si trovò davanti a questa muraglia verde, fitta, buia, disabitata, dove non
filtrava la luce e gli diede il nome Silva Nigra, un nome che si trova tuttora nel Debello Gallico, e lo storico romano Tacito parla anche lui della Silva Nigra. E questi alimanni si sono spinti un po' di più nelle zone premontane, hanno fondato delle prime località che si riconoscono dalla desinenza Ingen, Ingen vuol dire terra di, e basta guardare la cartina, se ne scoprono tantissime. Chi voleva le papere? Chi voleva le papere ieri sera? Mario, sempre Mario. E da qui vediamo anche la vetta più alta della Foresta Nera, che si trova a destra in fondo, dove vedete quella torre. Sì, queste fattorie si sono molto ben conservate nel territorio e sono tipiche qui a partire dal 500. Venivano costruite in legno, d'altronde il legno era la materia prima, e inizialmente anche il tetto era in legno, scandole di legno attaccati con chiodi di legno oppure pagliericcio. Queste fattorie di solito hanno sempre tre piani e sembrano appunto molto spaziose. In realtà tanto spaziose non sono, perché il pian terreno è suddiviso. Metà del pian terreno è destinato a stalla e l'altra metà ad abitazione. Lì si trova la stube, cioè il soggiorno, con la stufa di maiolica, era l'unica stanza riscaldata. Sul tetto avevano spesso un campanile. Il campanile serviva a dare l'allarme in caso di incendio, naturalmente anche per segnare le ore lavorative. Il comignolo fu aggiunto solo più tardi, inizialmente erano privi di comignoli, anche se all'interno c'era la cucina. E questi orologi erano orologi realizzati in ferro battuto, molto grandi, orologi meccanici e soprattutto molto costosi. Da proprio per via di questa legge di successione particolare, che però è stata appunto una grande fortuna per la Foresta Nera, perché questi mestieri poi hanno posto le basi per una prima industrializzazione della Foresta Nera, che non ha subito, diciamo, questo periodo di disoccupazione rurale come la conosciamo in altre zone dell'Europa. A destra il Lilie, anche molto bello all'interno, vale la pena fare un giro perché è come una fattoria all'interno. E poi qua i vari negozi, assolutamente da fotografare soprattutto la facciata, e questo con il laboratorio degli orsetti che salgono su e giù a mo' di laboratorio. Poi c'è anche un bello orologio a cucù davanti, e qui trovate un po' tutti gli orologi tipici della Foresta Nera, ma anche marmellate, miele, acquavite alle ciliegie, e poi anche qua altri negozi, altri laboratori. Però, come dicevo prima, adesso andiamo all'orologio a cucù più grande del mondo, costruito dal signor Eble. Il cucù viene fuori sempre alla mezza e all'ora piena. Non vi spaventare, mi raccomando, non vi spaventare, non vi spaventare, non vi Siate benvenuti, cari visitatori,
qui all'interno dell'orologio più grande del mondo. Prima di iniziare a raccontarvi qualcosa di questo eccezionale orologio, colgo l'occasione per presentarvi un po'. Mi chiamo Giovanni, Johann in tedesco, e sono un mercante di orologi della foresta mia. Ah, lo fa. Non fa coco. Sì, ecco. Lo fa. Secondo l'architettura dei cistercensi, un padiglione del pozzo era sempre edificato nel giardino del chiostro di fronte al refettorio dei monaci.
così i monaci potevano lavarsi le dita prima di pranzo. Il bagno facevano solo due volte nell'anno. Adesso siamo nella seconda dei monaci. È stata creata nel 78, 1609 metri, e dall'albergo stasera vicinissimo siete qua, potete tornare, sempre tagliato col fiume che taglia la città, che voi anche domani al castello non vedrete gli abitanti, ma dove siamo? Siamo 156.000, non è che siamo 2.000, no, non ci vedrete perché viviamo in mezzo ai boschi. 92% bombardato, 20 km qua, zero bombe. Bella differenza. Dunque, quando vedete case così, sono vere case d'epoca. E dunque lui c'ha il cane, l'altro giorno mi ha detto: guarda, un cane nuovo. Ho detto: sì, è bello, un labrador. Ah. E appena nato gli ha dato due camere al cane. Ah. Ho promesso il secondo shock. Eccolo qua, che è davanti, lì. Queste case. Ho passato dietro perché volevo farvi vedere la bandiera. E la città e il mondo, dove siete oggi, Heidelberg, che ne ha di più di queste case. La più vecchia di queste case è nata qui nel 1806. Hanno un nome stranissimo, molto duro da pronunciare in tedesco, si chiamano delle Burschenschaften. Cosa vuol dire in italiano? Molto più semplice, corporazione degli studenti. Dico, in ogni caso, con ogni bandiera Heidelberg, abbiamo ancora oggi delle corporazioni dove vivono degli studenti insieme. Adesso mi guarderete e dice, bello, interessante, ma dove lo shock? Attenzione signore, quella che voi guardate, questa, più questa rossa e un'altra sotto, nel 2018 sono ancora vietato alle donne. In piena Germania abbiamo ancora case dove voi non potete entrare a vivere. E perché? Perché sono ancora tradizionalisti e accettano ancora dal 1806 il duello. Abbiamo ancora studenti duelisti con delle armi bianche. Allora preparatevi, il duello ce l'ho in tasca logicamente. Già uno sfregio non è male. Dunque dicono schmiss i tedeschi. Al primo schmiss è finito il duello, in italiano tradotto alla prima goccia di sangue, ecco dove è nato, dagli studenti tedeschi. Per ritardare la partenza della sua figlia, ha offerto il re 3 mesi di festeggiamenti di matrimonio a Londra, non 2 giorni, 3 mesi, cace, teatro, musica e chi lo sa cosa. Alla fine hanno scoperto questi ragazzi un novello, meno male, del teatro inglese, lo prendevano per un pazzo. E adesso questo pazzo, mondialmente conosciuto logicamente, sotto il nome di William Shakespeare, loro l'hanno scoperto. Per quelle finestre scesero i due emissari dalla finestra del secondo piano, famosa defenestrazione di Praga. Quello qui brilla, che è il foglia d'oro, è iniziato il lavoro nel 1547. L'orologio è del 48, metà, e funziona ancora dal 1548. È stato disegnato da questo principe. Purtroppo la brutta notizia, lui non lo vedrà mai finito. Morì 3 anni prima della fine dei lavori degli artisti di Pavia, Lombardia, che l'hanno fatto. Siete pronti? Con 180 kg.
cosa ci aveva in pala? L'uomo più vecchio. Spaghetti, pasta, queste cose, lì non li conoscevamo, pomodori in scatola e così. Lui ha detto, ma io la prossima volta che andiamo giù a casa in Puglia, noi riempiamo tutto il topolino pieno di pasta e di pomodori in scatola. E così li hanno rivenduti in prezzo superiore. Così man mano hanno poi aperto il supermercato e adesso è il più grosso compagnia all'ingrossa, che è il mercato all'ingrossa, hanno un palazzone che non finisce più. Thank you.
conoscete uno con l'altro, allora avvicinatevi di più ancora. Allora, benvenuti. Allora, per voi sarà la prima volta che venite qui sul lago di Costanza, sì. O no? Sì, sì. Sì, è la prima. Prima volta. E no, io sono contentissimo di avere un gruppo pugliese. Perché io dal 2001 viaggio tutti gli anni, almeno 2 o 3 volte in Puglia. Costanza è una delle pochissime città tedesche mai distrutte in nessuna delle guerre. Allora, cosa dice Wycliffe? Hus e tutti i riformatori si basano al 95% sulle tesi di Wycliffe. Prima tesi, il capo della cristianità non è il Papa, ma Gesù Cristo. Questa è la prima tesi. Seconda tesi, chi cerca la verità la trova solo, esclusivamente nella Bibbia. Terza, la tesi della predestinazione di Agostino. Siamo tutti predestinati, lei sarà sicuramente scelta. No? Io condannato. Queste sono praticamente le 3 tesi di Wycliffe e di Hus e di Geronimo. Questa imperia è una cortigiana, una prostituta di lusso che è di Roma e Honoré de Balzac la mette proprio nel periodo del Concilio di Costanza. Ricordo Mont-Saint-Michel, sì.
quindi era un piccolo genio. Decide di dedicare la costruzione di questo palazzo alla mamma. La sua mamma si chiamava Isabella Dadda, quindi l'isola diventa Isola Isabella. Isola Isabella era lungo da pronunciare, quindi nel corso del tempo diventerà Isola Bella. Donò al conte Giberto Borromeo, ambasciatore straordinario della Santa Sede, per l'imperatore Francesco I d'Austria nell'anno 1825. Uscire nei giardini, quindi praticamente il fiume ci ha seguito esattamente come gli occhi della Mona Lisa. Pensate che nel 1565 questi fiamminghi avevano già inventato il treno.